No, brutto! Devo probabilmente trovare il metodo di... Terribile. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video reaction. Infatti è una tipologia di video che non ho mai fatto ed ero curiosa di sperimentare. Tra l'altro, ragazze, mi raccomando, stay tuned perché a breve la vostra amica ricomincerà a cercarsi e quindi potremo insieme sperimentare e provare i vari trucchini. Ma adesso passiamo subito al video. Stavo cercando dei video sulla nuova collezione primaverile di Wycon e poi ho trovato quello di Luca, quindi ho detto fammelo guardare, però lo volevo vedere in diretta con voi. Tra l'altro io questa collezione l'ho vista in un negozio in stazione a Roma Termini e mi è piaciuta un sacco, quindi io parto con l'idea che mi piace, quindi sono anche un po' prevenuta su questo già avendo una mia opinione personale, però non l'ho sbocciata perché appunto adesso preferisco non stare lì a tocchicciare le cose in negozio. E poi sono rimasta anche un po' trattenuta perché sinceramente i prezzi però mi aspettavo dei prezzi molto più bassi, invece no, se non stai attenta ti spennano come una gallina. Ma adesso vediamo che cosa ci dice il buon Luca. Tutto andato via qua, a chiazze. Io no. Bene. A chiazze. Io no. Ma che cavolo. Ottimo, il video inizia così, quindi devo dire che già promette bene. Vediamo subito. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, come avrete potuto leggere dal titolo, siamo qui a recensire la nuova collezione primaverile di Wycon. Ebbene sì, come anche Kiko, immancabile Wycon, ha già fatto uscire la sua collezione primaverile. La sedia gira, cioè aiuto. Nell'acquisto di questa collezione ho preso veramente pochi pezzi, ho speso circa 50 euro. Ormai credo che ci dobbiamo levare dalla testa che Wycon sia un brand low cost. La prima cosa che assolutamente ho voluto... Sono stata in negozio a vedere la collezione e mi piaceva veramente un sacco. Però i prezzi non sono assolutamente bassi e low cost. Non mi ricordo adesso quanto costava magari un pezzo, ma di low cost secondo me Wycon, non lo so, in questo momento ha veramente poco. Ma andiamo avanti. Acquistare è stata la palettina occhi che mi aspettavo più grossa sinceramente. Questa qua è la Puzzle Dreams Eyeshadow Palette. Adoro già oggettivamente che i pack siano lilla. Se mi conoscete un minimo sapete che io amo il lilla e quindi amo i pack lilla. E questa qua è l'Eyeshadow Palette in pieno rigoroso stile Huda Beauty con queste colorazioni un po' pastello con questo glitter verde al centro. Direi di partire come sempre subito dagli occhi. Comunque è vero, ricorda molto le palettine piccole di Huda, la trovo un po' una copia. I colori no, non mi sembra che come colorazione ci siano simili in realtà nelle palette di Huda, ma insomma. Wycon un po' di originalità no, eh? Vabbè. Ho applicato un velo di correttore perché voglio vedere come performerà questa palette senza aiuti di P. Louise. Tra l'altro questa sezione qua, questi due qua mi ricordano tantissimo la Purple Haze, se si chiama così, di Huda Beauty. E direi di andare dal colore più scuro, ovvero questo viola qua, e lo vado a depositare qui. Devo dire la verità che a me gli eyeshadow di Wycon non dispiacciono, cioè non li trovo, almeno le palette che ho provato io non sono poco performanti. Mi ero dimenticato di zoomare. Io mi dimentico sempre il microfono. Con un pennello pulito. Allora, sono andata a intensificare ancora un po' di più il colore scuro perché una volta sfumato ha perso abbastanza di intensità. Non so perché è un'applicazione un po' irregolare. A livello di saturazione colore bisogna starci un po' dietro, nel senso che ne ha... Sì, allora mi sembra molto bello, però mi dà l'idea di non essere molto semplice da applicare, cioè lo vedo un po' difficoltoso sinceramente, non è, cioè da lavorarlo un po', sì.
Ok, abbastanza bene direi, soltanto secondo me sarebbe stato intelligente applicare un colore mediano rispetto tra questo e questi, perché comunque è vero, però. C'è un bello stacco, ecco. Come sto facendo esatto, spesso, prendo questo pennello qua di Fenty. Non trovo la transizione tra i due colori, cioè tra i due c'è proprio uno stacco, si vede lo scuro e il chiaro, non si riesce a fare una cosa uniforme e ben sfumata. Magari non lo so, in quel caso poi dobbiamo attingere da un'altra palette. Prendo il color pesca della palettina, questo qui, e vado a definire, a ammorbidire tutto il mio angolo esterno, che voglio una bella sfumatura morbida. Poi si direi di passare alla parte luminosa dell'occhio. Wow, che bello. Sì, usiamo il glitter verde. Dovrebbe essere già una mistura con la colla, ma utilizzerò comunque il glitter primer di NYX e lo applico lungo tutta questa zona. Ottimo, tra l'altro, il glitter primer di NYX. Glitter, vediamo un po' dove tira la barca. Che brutto questo, mi sa che verrà un look brutto, raga, ve lo dico. Però i glitter sono molto belli. Non è un verde 100% albero di Natale, è un verde con tipo qualcosa di giallo, azzurrino, vedo del giallo forse. Io che leggo i glitter come i fondi di caffè, beh. Però super attenzione, ovviamente ragazzi, il glitter fa fallout. Super attenzione a quando lo prelevate. Boh raga, sinceramente l'abbinamento non mi fa... Molto bello, però dove vai? Cioè nel senso, è bellissimo quel glitter verde, ma è impegnativo. Cioè, magari un glitter già, che ne so, bianco o anche dorato volendo, no? Però comunque questi glitter verdi, Dio santo, li metti proprio per Natale. Sfruttabili poco, secondo me. O almeno su di me. Impazzire. Ah, proprio mio gusto personale, apprezzo tantissimo l'inserimento dei glitter, ma avrei messo un glitter rosa, oro, perché questo verde qua, perché l'opaco scuro è violaceo, cioè zana, quindi non capisco. Infatti il cuore mio sarebbe andato sullo shimmer, ma ci vado ora, sì. Lo levo con un pennellino piano piano. Hanno messo un po' di colori a caso, secondo me, belli, ma a caso, per vedere come funziona, e lo applico qui. Sembra uno di quegli shimmer un po' bagnatini, ma non troppo direi. Ora faccio l'altro occhio e andiamo a vedere il resto dei prodotti. Alla fine ho deciso, perché ovviamente la palette la volevo provare tutta, di fare quest'occhio sulle tonalità del viola. Ho applicato questo colore qui lungo tutta la palpebra ed era abbastanza secco e spento. Quindi ci ho applicato sopra quest'altro, molto più carino. Bello, sì, però non mi spettina. Passiamo ai tre prodotti per la base che ho acquistato. Mi sono anche fatto aiutare e ora qui, da una ragazza su Instagram qui, che mi segue, che lavora. Ce ne saranno delle belle, secondo me. Ho preso innanzitutto il concealer, questo qua, che mi sembra più o meno giusto. E poi questa cipria in polvere libera, che appunto mi consigliava, wow, dicendomi che era abbastanza innovativa. Oh, oddio, guardate. Ma è bianca? Oh. No, io le cipre bianche non le amo per niente, perché già sono bianca di mio, mi vanno un po' a sbiancare ulteriormente, o comunque preferisco quelle cipre un po' tonalizzanti. Si vede, raga, ma mi ha levigato tantissimo il polpastrello. Sì, e si vede. Base utilizzo il solito Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, colorazione numero 2, uno dei miei prefe. Bello, bello, bello. Anche finendo, che ansia. Comunque molto bello. Sono veramente adorabili. C'è questo lilla, I like it. Raga, comunque ho, come si dice, tolto un dente del giudizio. La mia dentista è stata bravissima, non ho sentito niente. Addì. Non ho sentito niente durante la degenza, diciamo. Addì per la dentista di Luca. Dovevi mettere l'hashtag. Vado ad utilizzare questo qua di Charlotte Tilbury, che è il, oh madonna, non me lo ricordo mai, Light Wonder. La mia colorazione è a 4.5 e lo stendo con questo pennello di Juvia's Place, che mi piace assai, uno dei miei prefe. Qua è un fondo leggerissimo, luminoso, naturale, adatto per pelli secche e age. Vi lascio poi tutti i link in info box se vi dovesse interessare qualcosa. Bello. Passiamo al correttore. Questo qua è il Neutral Beige, la colorazione, mentre lui si chiama It's the Dark. Quindi il
correttore di Niloufar Raga mi fa impazzire. Spero che questo sia altrettanto buono. Ok, la colorazione direi che ci siamo. Bello. Vado a tamponare con la Beauty Blend. Mi sembra molto cremoso come. Mi sembra molto cremoso come correttore, ha una bella texture, bello, bello, bello. Non l'ho swatchato in negozio quando l'ho visto perché toccare tester adesso mi fa un po' un che, visto tutta la situazione che c'è del Covid, però visto così non mi sembra affatto male. Non so come sarà questo correttore, che vado prima da questo lato. Non ha coperto troppo però, mi sembra. Vabbè. Faccio una sorta di baking e di lì andrò col pennello. Non è levigato, vedete? Non so se si percepisce, ma scurita eccessivamente tutta la zona. No, oddio, no. E poi è andato via, cioè il prodotto è tutto, non ci cre, via qua a chiazze. No, brutto. Io non, cioè raga, no. Ma che cavolo, che è successo? No, orribile. Scusate, l'immagine di prima faceva un po' schifino oggettivamente, cioè che ma schifezza. Cosa è adesso successo? Adesso riprovo, perché magari io la spugnetta leggermente umida, anche se aveva asciugato un po', reagisce col correttore, non lo so. Si sposta. Io sto, raga, sto tamponando, non sto tirando, ok? Ma non so se riuscite a vedere ancora questa zona. No, orribile. Si è spostato. No. Però può essere che sia perché ho rimesso. E vado a fissarlo con la cipria di Erichiova, la Royal Powders, questa qui. E uso la colorazione Elizabeth e vado a tamponare. Ok, con questa cipria non ci sono problemi. Cambio pennello proprio. Riprendo un po' di cipria dal tappino, la faccio andare bene in tutte le setole, scarico, frescolina, e appoggio piano. Adesso vado sui pori. È fresca, raga. Bella. Wow. Bella. Guardate, bella. Leviga. Ma è perché è fresca? Mio Dio. No, oddio, sui pori leviga un botto. Cipria da avere, quindi info box, subito link e andare. Non come quella di Too Faced, però leviga. È troppo suscettibile comunque, raga. Guardate. Oh, qua si vede. Vedete? No. Si è rifatto e vi giuro che lo sto tenendo dalla fine. Fail totale. Proprio per avere la minima pressione. Fail, fail, fail. Vedi anche quanto poco si sposta la pelle. È un po' suscettibile, cioè... Magari sicuramente il problema sarò io, senza dubbio è un problema mio. Cavoli, sui pori è veramente molto bella e sui pori è assolutamente promossa. Vedete, con la cipria di Erichiova, raga, però rimane, non viene via. So, probabilmente destinerò la powder soltanto alla zona dei pori e barra fronte. Ok, eccomi qua, sono già andato avanti con gli step perché tanto ci rimane solo un prodotto. Come rossetto, se vi interessa, ho utilizzato questo qua di Wake Up Cosmetics, colore 09 Misty Beige, molto molto bello, pigmentato e confortevole. Ultimo prodotto, abbiamo il Soul Reflection Highlighter nella colorazione Silk Shine, bellissimo. Però che belli i pack. Wow, bello. Questo non l'ho visto in negozio. Comunque non lo so, non ci ho fatto caso. Ma è bellissimo. Un pack spettacolare. Quando lo aprite avete visto che ha il bordino olografico. Sta. Ci stra. Anche sporcato col mascara. Sta. Bello, 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 bello. Questo mi piace. Intanto è un po' asciutto oggettivamente, faccio vedere qui sul dito, mi sembra un po' giallone, mi sembra un po' giallone, forse io di solito, però non è brutto, sincero, non è uno di quegli illuminanti brutti brutti brutti. Mi fa molto illuminante Instagram style, cioè per far foto, shooting, ok, ma nella vita reale mi sembra un po' pesantone. Comunque mi sembra spessa come texture. Play?
video è terminato, che cosa ricomprerei? Il rossetto, anche okay. Il Wicon morto. No, però è bellissimo e molto molto comodo, adoro. Allora, assolutamente non ricomprerei la cipria. Devo probabilmente trovare il metodo terribile. Devo probabilmente trovare, ok? Il metodo di applicazione. Ma che problemi ho? Il di applicazione. Per quale non sei l'unico? Di prodotto, perché non è super intuitivo, secondo me. E quindi, sinceramente, tornassi indietro, non la ricomprerei. No, e proprio. Ho fatto un lavoro veramente schifosino per quanto riguarda il concealer, spaccandolo, desquamandolo. E non lo so, non mi è mai capitato una cosa del genere. E assolutamente bocciata. Promosso il correttore. Devo dire che il correttore mi è piaciuto anche come texture. Vedete, poi si è stato quella cipria di Richiova, lo trovo assolutamente carino. 04 il colore, natural beige, molto molto bello. Non ricomprerei la shadow palette, raga, secondo me è bocciata per un discorso di schema colori, è un po' improbabile questa coppia. Allora, sono d'accordo con tutto, nel senso che la cipria secondo me è un fail totale. Il correttore lì per lì mi ha super conquistato, poi però mi sembra che Luca comunque non abbia queste occhiaie così importanti come ho io, grazie. Quindi non so se poi coprirebbe abbastanza su di me, non sono ben riuscita a capire se è abbastanza coprente, però magari in sconto, chissà, una possibilità gliela darei. Per quanto riguarda la shadow palette, in effetti lo schema colori non è innovativo, cioè alla fin fine sono tutti colori che, se ci vado a pensare, li ho. Tuttavia la cosa bella di quella palette è appunto il glitter verde, è solo che dove vai con un glitter verde se non è Natale e non vuoi fare un tipo Christmas tree look? Ecco, quindi vediamo. Se non che riuscite a realizzare solo questi colori qua con una punta di oro, perché il verde sinceramente necessita di un accompagnamento, perché questa tonalità qua, per il mio gusto, per come piace a me, il look occhi non ci appezzano niente proprio, non sono extra imperdibili, lo shimmer è assolutamente normale, qua è carino ma non è nulla di sfavillante. Nel senso, non ricomprerei ma niente di quanto, non è bocciato ma non ricomprerei l'illuminante, assolutamente senza infamia, senza lode. Molto tranquillo, molto easy, sì. Carino, fa anche abbastanza la sua figura. Non mi ha spettinato. Questo è quanto, ragazzi. Esatto, non ha spettinato neanche me e neanche la mia pannocchia di mais. No, il fatto è che in realtà quell'illuminante non è niente di che, non è niente di che. Quindi, bene, grazie Luca che mi hai fatto risparmiare un sacco di soldi, perché appunto io la collezione l'avevo vista, la volevo acquistare, poi ho detto vediamo un po', e a questo punto ho deciso, non comprerò niente. Grazie Luca, grazie, grazie, grazie. Bene ragazzi, il video termina qui, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questa tipologia di video e ci vediamo presto. Ciao!